Non c'è programma senza casting. Chi c'è oggi qui con me? Si presenti pure. Sono Rita Pavone, nata a Torino il 23 agosto del 1945. E faccio la cantante, ma con molte cose intorno. Attrice, conduttrice, ballerina. Ci dica, Rita Pavone, qual è il suo cavallo di battaglia? Più che cavallo di battaglia, la canzone che mi ha colpito e che mi è sempre piaciuta tantissimo. Ho sempre amato Bob Dylan, nonostante la sua voce non sia il massimo, ma era quello che diceva che mi piaceva. Perfetto. Close the door. Allora, aspetti, dobbiamo prima fare il check. Mi scusi, glielo passo. Partiamo con il casting in the car. Prima con I'll Be Your Baby Tonight, canta Rita Pavone. Close your eyes, close the door, you don't have to worry anymore, 'cause I'll be your baby tonight. Shut the light, pull the shade, you don't have to be afraid, 'cause I'll be your baby tonight. Tell me why. One and then again and again. Ma Pavone, ma lei ha una voce fantastica. Lei dice che posso fare la cantante? Ma certo, ma io la vorrei qua nel cast fisso. Magari. Non può esserci ogni giorno. Il casting in the car per Rita Pavone, ma è superato, no ragazzi? Ma che ve lo dico a fa? A tra pochissimo con Rita Pavone. Singing in the car, il primo game show musicale a bordo di una macchina. Alla guida, la conduttrice più multitasking della TV, Lodovica Comello. Dottoressa Comello, in arrivo! A giocare. Concorrenti senza vergogna. Appassionati di musica e di canto. Tre giochi karaoke. Bassi, giocati i tuoi assi. Porchetto. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. 3.000 euro in palio. E un gioco finale per vincere tutto. Avventura. O niente. In questa puntata saliranno a bordo Sonia. Per sempre sarà Claudia e ho soltanto un cuore, te lo do, non dirmi no. Il Gian Burrasca della musica italiana. Buongiorno. Rita Pavone. Questo è Singing in the Car. Metti in moto la voce. Benvenuti a Singing in the Car, il programma musicale dove i concorrenti non li giudico solo dalla voce, perché se dovessi girare il sedile finirei dritta contro un palo. Sto andando a prendere la prima concorrente di oggi, che si chiama Sonia, ha 36 anni, è veneta e lavora in un negozio di fiori. Singing in the Car, metti in moto la voce. Ma quanto rock! Hai visto? Io! No, questo è il rap. Vabbè, rock. No, ho sbagliato io, ti chiedo scusa. Vabbè, ciao! Ciao Lodovica! Ciao Sonia, come ciao, stai? Bene, grazie! Brava che ti metti la cintura! Ma certo! Molto bene! La sicurezza prima di tutto! Brava! Parliamo di te. Okay. Tu sei mamma? Sono mamma di due bellissimi bambini. Due? Oh, non sapevo! E poi lavori in un negozio di fiori? Lavoro in un negozio di fiori e mi piace molto stare a contatto con la natura. Toglimi una curiosità, gli uomini d'oggi regalano ancora sti fiori alle donne
ormai fanno regali più tecnologici? Allora, ci sono, per fortuna ci sono. Sai che anche in macchina si regalano fiori? Bello. Beh, se io mi ricordo ancora quando l'anno scorso Francesco Facchinetti scese in corsa dalla macchina e mi prese un bellissimo mazzolino di fiori. Aspetta un attimo, che voglio fare una cosa, eh. Oddio. Stai qua. No, ma veramente. Quant'è? Ma ragazzi, che uomo ad altri tempi. E dovevo, no. Non potevo non farlo. Ti ho preso delle margherite, tra l'altro, ho trovato il mio fiore preferito. Ma grazie! Vai. Ma tu sei schizzato fuori, io non capivo che cavolo stessi facendo. Mettiamole qua. Nell'acqua, vai. Mettiamole qua. Ma dai, ma grazie! Vogliamoci tanto bene, Ragazzi, Francesco Facchinetti mi ha appena regalato un mazzolino di fiori. E a voi no. Comunque, cara Sonia, io ti ho scelto perché la passione per la musica è un po' come i fiori, va coltivata. Certo. E io voglio vederla sbocciare qua sulla macchina di Singing in the Car. E sei quella persona giusta. Sono la persona giusta. Sì. Sei pronta, Sonia? Io sono pronta. Iniziamo? Ma sì. Dovrai affrontare 3 giochi karaoke. Bello. Con questi giochi tu accumulerai un bottino, ma lo porterai a casa solamente se alla fine supererai l'ultima prova. Ok. Potresti vincere fino a 3.000 euro. Hai già pensato cosa vorresti fare con questi soldi? Se vincessi il montepremi, io mi comprerei sicuramente delle scarpe tacco 12. Poi farei una bellissima cabina armadio. E per metterle via. Per metterle via. E poi mi siederei come Carrie di Sex and the City ad ammirarle. Adoro! Mi piace molto il tuo sogno. Sì. Lo appoggio. Allora, missione scarpe, armadio pieno, stracolmo di tacchi 12. Assolutamente. Iniziamo col primo gioco karaoke. Yes. Che si chiama Ho perso le parole. Dovrai cantarmi, Sonia, una canzone. Sì. Questa canzone ha 10 buchi nel testo che tu dovrai riempire con le parole giuste. Ok. Per ogni parola che azzecchi 50 euro fino a massimo di 500. Va bene, sono pronta. Sei pronta? Yes. La canzone che dovrai cantarmi è Solo una sana e consapevole libidine di Zucchero. Quella di Zucchero, bella. La sai? La so. Con Solo una sana e consapevole libidine canta Sonia questo e ho perso le parole. Vai! Vai! Solo una sana consapevole libidine salva giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Yo! Solo una sana consapevole libidine salva giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Mi piacerebbe quello che non si può, ma non dovresti sempre cantare, perché per me la musica è una gioia. Quello che è successo al mondo con me va. Una sana consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Solo una sana consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. La musica è una gioia! Cosa hai detto? Beh, ma le parole sono belle anche inventate, perché è personalizzata. Hai fatto bene, tu hai sparato. Sì. Ne hai prese, ecco, come dire, 3. Brava, grazie. Brava io. 3 su 10. Cioè, mi sono superata. E sai, tu sei soddisfatta? Io sì, sono bene, alla grande allora. Sai, 3 parole su 10 quant'è? 150 euro. Meglio di niente. Meglio di niente. Ah, la nostra Sonia è una positiva. Yeah! See, I'm too late. Got nothing in my brain. 150 euro, Sonia. Possiamo impegnarci di più. Sì, anche perché Carrie Breccio con 150 euro non si compra neanche le pantofole per stare in casa. Sono d'accordo. Quindi mi raccomando. Hai ragione. Secondo gioco karaoke. Si chiama Lasciatemi Cantare. Dovrei cantare con questo microfono, non con uno qualsiasi, Sonia. Che bello, solo perché i brillantini mi devi impegnare. Questo è il microfono della verità, che ci dirà la percentuale di note intonate che tu eseguirai e del tuo senso del ritmo. Quindi più precisa sarai, più soldi ti metterai in tasca. Ad esempio, se il risultato dovesse essere il 50% sarebbero 500 euro, il 60%, 600 e così via, fino a un massimo di 1000. Ok. Vuoi sapere cosa dovrai cantare? Assolutamente sì. Dovrai cantare e non ti scordar mai di me. Di giù.
Giusy Ferreri. Yeah, Giusy. Concentrati, ricordati che il microfono della verità non perdona stonature. Certo. Ocio. Con Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri canta Sonia, questo è Lasciatemi cantare. Yes. E cantatela anche da casa. Ah, ah, ah. Se fossi qui come questa sera, ma la imitiamo anche, vai. Sarai felice e tu lo sai. Sarebbe meglio anche la luna. Farei anche piccola che leggere. Mai. Leggere. Farei anche a meno della nostalgia. Brava. Che da lontano torna per portarti via. Del nostro amore solo una scia. Che tempo poi cancellerà e nulla sopravviverà. Non ti scordar mai di me, neanche di mia abitudine. In fondo siamo stati insieme, e non è un piccolo particolare. Non ti scordar mai di me, e la più incantevole fiaba che ha mai mai scritto. Un lieto fine era previsto, ma tradito. Meglio. Ti eri molto Giusy Ferrerizzata. Eh beh, mi ero incarnata in lei. Vediamo il risultato. Ti eri incarnita? Incarnita. 47%. Dai, dai, non male, non male. Meglio, non male. Dai. 47% sono 470 euro. Wow. E sommati ai 150 di prima fa 620 euro. Buono. Una scaffalatura. Buono. Una scaffalatura dell'armadio la posso dai. Mettere. Io so che tu sei super appassionata di musica anni 90. Sì, perché mi ricorda la mia gioventù e i miei pomeriggi passati davanti alla TV. E lì volevo arrivare. Cioè, c'è una canzone degli anni 90, un artista degli anni 90 che ti fa impazzire. Eh sì, è lei, la mia icona, i miei poster attaccati in cameretta e si chiama Ambrangiolini. Sai lei. Che io la conosco più come attrice, perché io ero piccolissima quando cantava questa canzone che tu sicuramente conoscerai e per cui impazzirai, che si chiama Appartengo. Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrà all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio, lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera, non voglio più svegliarmi sola sola, se non ci sarai, prometti, per sempre sarai, prometti. Ed io ci tengo, e se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti, e poi mantieni. Giura. Oddio, che fatica. I love her, can't leave her. Whenever I always need her, she lied, but I believe her. Lovesick, I got that fever. And baby, that's the truth. You my chick, mother goose. I got that poof, I put that diamond on it. Terzo gioco karaoke, che è il gioco del raddoppio. Quindi tu potresti passare da 620 euro sì. a 1240. Magari. Magari. Dita. Questo gioco cambia per ogni concorrente. E io per te ho scelto... Oh, Your Song! Yeah? Eh? Bello! Dovrei cantarmi, cara Sonia, la tua canzone preferita. Ok. Qual è? A me piace molto Tiziano Ferro e L'amore è una cosa semplice. L'amore è una cosa semplice, perfetto. Sì. Non avrai il tablet che ti terrà con il testo perché è la tua canzone preferita, quindi certo. La saprai perfettamente. Lo spero. Ma mentre canterai Tiziano, Sonia, dovrai... Sì. Gonfiare e far scoppiare tre palloncini. Ok. Okay? Dovrai gonfiarli mentre canti, esatto. Quindi ti consiglio di approfittare dei respiri, delle pausette, delle intro, capito? Insomma, ingegnati un po'. Ecco. Ok, tre. Meno di tre e niente raddoppio. Ok. Ok? Con l'amore è una cosa semplice. Canta Sonia, questo è Your Song. Vai! Questo sono io. Dai, e dai, dai. Sono io.
nell'attimo in cui ho deciso. Ridere, mamma, è per caso. Sono io. Poi vado. Questa è la mia gente. Ultimo, dai, dai, che ce la fai. Sono le mie strade, le mie facce. I fonti che portano. Dai, canta però, eh. No, mannaggia. Dammi ricordi, essendo sincero. Sì. Rimango presente, ma non sono com'ero. Dai, 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 cioè, canta però, soffia e canta. Tornerei con le mie mani. Sì. E sarò quello che non ti aspettavi. Vai. Ehi, cioè, prendere un altro. Che sarà il fino che nessuno ha mai scelto. E poi, cosa semplice. Prendere un altro. Adesso, adesso, te lo dimostro. Amore mio, prendi le mie mani ancora, ancora, che non sarà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, l'amarezza di ogni lacrima della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo. Ricomincia. Tu sei il mio cielo. Grande Sonia, batti 5. Che fatica! Ce l'hai fatta, è scoppiato 3 palloncini, quindi raddoppi! Raddoppio! 1240 euro. Yes! Devo darti un merito. Sì. Non mi hai terrorizzato con gli scoppi dei palloncini, che in genere mi fanno tanta paura, mi hai terrorizzato con gli acuti. Ah, ok. Quindi ti ringrazio perché mi hai aiutato a superare la mia fobia. Ok, grazie. Io sono contenta di averti aiutato in questo. Grazie, Sonia. Con i primi 3 giochi karaoke hai accumulato un bottino di 1240 euro. Wow, una seconda mensola e un altro paio di mensola e un altro paio di scarpe. Ma adesso scopriremo se ti porterai a casa questo bottino con l'ultimo gioco. Okay. Che si chiama What's My Name? Brava! What's My Name? Io ho preparato la playlist di canzoni. Tu avrai 90 secondi di tempo per riconoscere e dirmi 10 cantanti. Ok. Ok, Sonia? Sì. Non il titolo della canzone, ma chi la canta. Ok. Appena riconosci l'artista, me lo dici. Se non lo sai, mi dici passo. Se tu sbagli, io passo. Ok. Per 1240 euro, questo è What's My Name. Vai, Sonia! Madonna! Siamo Mac! Leonardo zero. Leonardo zero. La, 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 passo. Dai, loro. La passo. Ah, aiuto. Che cammina su sentieri più scuri. Passo. Mannaggia. J-Lo. What? Non lo so. Uccido! Tullio d'Episcopo! Solo quando urlo io la gente sbrocca da Roma con calore, sto pischiando in bocca. Dai! Passa, passa! Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì. Passo! Che strage, Sonia! Ligabue! Mi sono innamorato di una passo. Emma. Sono messa l'amoruso era in spalla. L'amoruso. Sono stanca per camminare. No. Sonia. 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 Ne hai prese 6, porca miseria, ma mi hai passato certe! Sia
Ariana Grande. E chi è? Non è di Dai, miei come chi è? Ma i gemelli diversi, veri, camminando su sentieri più scuri, dai, Erpiotta. Ma la sola canzone. Giovanotti. Sabato, sabato. È vero, è lui. Sonia, ci fermiamo qua. Ok. Siamo arrivati. È stato un piacere, Ludovica. Sono molto triste che non hai vinto. Anch'io. Non ho vinto proprio niente. Zero. Zero così. Va bene, è sognerò. Stato bellissimo conoscerti, sei fortissima. Grazie. Veramente. Mua. Ciao Ludovica. Mua. Grazie mille. Verrò a trovarti al negozio di fiori. Ti aspetto. Ciao. Ciao. Ah, altro che scarpe col tacco 12. A piedi nudi devi andare in giro, anzi sulle ginocchia, sui ceci, frustandoti. Tutte le hai passate. Vergogna. Prossimo concorrente. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Sto andando a prendere la seconda concorrente di oggi, che si chiama Claudia. Ha 24 anni, fa la commessa e insegna teatro ai bambini. Claudia dovrà tenersi stretta la cintura di sicurezza perché sulla macchina salirà un vero ciclone della musica italiana. Rita Pavone! What cha chana do? Oh Bruno, se passi da ste parti, è un fischio! Salta su! Ciao Claudia! Ciao! Come stai? Mua. Mua. Bene! Benvenuta! Bene. Cintura, oh, cintura subito, brava, e come, si parte. Come va? Sei pronta? Sì, 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 sì. Tu canti un po' ovunque, tu sei una commessa, sì, giusto? Sì, sì, in sì. In negozio? Esatto. Sempre, radio Spacchi a palle. Sì? Sì, ma non solo, esco anche, esco e attiro i clienti. Esci in strada? Sì. Ah, sì, per, sì, per sì, chiamare sì, i clienti? Certo. Sì, li vuoi sì, ammaliare sì. Con la voce, tipo sì. La sirenetta? Esattamente. Quando c'è la sirenetta? Adesso ti rubo la voce. La tua esatto. Oh, che meraviglia! E poi non solo canti, sì, ma ti occupi di teatro. Sì, esatto. Racconta. Io insegno teatro a bambini di. Bambini, oddio, se li chiamo bambini si arrabbiano. Ragazzini. Hanno, esatto, 12 e 13 anni, quest'anno anche 11, via così. E ma che bello! Sì, sono adorabili, aiutano più me. Si comportano me. Bene? Sei severa? No, sono giusta. Giusta, bene. Diciamo. Io, Claudia, ti ho scelto. Perché è giunto il momento di portare in scena il tuo talento. Non solo in teatro, ma qui, sulla macchina di Singing in the Car. È un brindisi. Eh? Pelle d'oca? Ho i brindisi. Sentito, ho il talento? Sì. Comunque, alziamo il sipario e iniziamo la nostra partita qua sulla macchina di Singing in the Car. Yeah! Dovrai affrontare, Claudia, tre giochi karaoke. Mm. Con questi giochi tu accumulerai un bottino che ti porterai a casa solamente se alla fine supererai la prova finale. Esatto. Finger cross. Ecco. Potresti vincere fino a 3.000 euro. Che cosa ci faresti con questi soldi? Allora, con questi soldi ovviamente prenderei mia sorella, la rapisco e la porto in una mamma per una giornata intera. Una mamma. Così ci facciamo fare i massaggi, ci facciamo rilassare, ci facciamo tendere tutta la cervicale. Che ottima idea. Esatto. Io qua tutto quello che posso fare è al massimo alzare un po' il riscaldamento per avvicinarci alla situazione di una mamma, ma i massaggi non te li posso fare. No. Quindi, beh, meglio se cantiamo. Iniziamo, Claudia? Certamente. Sei pronta? Certo, sono prontissima. Prima gioco karaoke che si chiama Ho perso le parole. Esatto. Dovrai cantare una canzone. Questa canzone ha 10 buchi nel testo che tu dovrai riempire con le parole giuste. Per ogni parola che indovini 50 euro fino a un massimo di 500. La canzone che mi dovrai cantare è Se mi vuoi di Pino Daniele e Irene Grandi. Yeah! Ce l'hai? Ce l'ho, dai, ce Grande. La posso fare. Certo che ce la puoi fare. Dai. Concentrati. E partiamo con Se mi vuoi, canta Claudia, questo è Ho perso le parole. Vai! Vai. Se mi vuoi, sono esattamente come te. Posso darti tutto quello che ho, però se mi vuoi. Prova a chiedermi una carezza per scoprire che la paura è una certezza. E grande sale, Claudia, sale,
quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà, quest'attimo che cresce, amarsi ancora, cercarsi ancora, ma senza tempo. Ne peccate 9 per una l'hai sbagliata. Lo sapevo. L'hai saputo mannaggia. Quando la stavi pronunciando, sì, lo so. Sì. Mannaggia, vabbè, ottimo inizio. 9 ci parole sta. Su 10 sono 450 euro. Evviva! Evviva! Oh Evviva. Yeah! Molto brava, Claudia. Grazie. Secondo gioco karaoke, si chiama Lasciatemi Cantare. Dovrei servirti di questo microfono. Che meraviglia. Questo è il microfono della verità. Che ci dirà la percentuale di note intonate che tu eseguirai e del tuo senso del ritmo. Mm-hmm. Quindi più sarai intonata, più sarai ritmata, più soldi ti metterai in tasca. Ad esempio, sì, sì, se il risultato dovesse essere il 60% sarebbero 600 euro, il 40% 400 euro e così via, fino a massimo di 1000. La canzone che dovrai cantare è Giulia di Gianni Togni. Ok. Ce l'hai? Va bene. Sì, 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 sì. Sì? Ce la si può fare, sì. Bene, ricordati, il microfono della verità purtroppo non perdona stonature. Con Giulia canta Claudia, questo è Lasciatemi Cantare. Vai, yeah. Claudia. Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore, ma non lasciarmi dai solo in questa notte gelida. Per favore, non vedi dentro ai miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Ti prego sali in macchina, come faccio a respirare? Cosa faccio di me senza te, Giulia? Oh mia cara, io non riesco a mangiare, non dormo ormai da un secolo, non mi credi? Senti la mia voce, è con questa che ti supplico. Tu che sei il mio angelo, non lasciarmi in mano agli avvoltoi. Fai quello che vuoi, ma dammi il tuo amore. Ho soltanto un cuore, te lo do. Non dirmi no, o mi sparerò. Oh, oh. Ho una vita sola, prendila. Buttala via, in un posto o dove vuoi. Girati, non mi vidi, non mi vedrai. Chiamarti non mi stancherò mai. Un cuore te lo do. Non dirmi no, o mi sparerò. Oh, oh. Ho una vita sola, prendila. Buttala via, in un posto o dove vuoi. Anche all'inferno io ti volerei. Mettimi alla prova e vedrai. Grande Claudia! Da, da, vediamo da. Quanto hai fatto? Oh, 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 oh. 59%! Viva! 59% sono 590 euro. I sommati ai 450 di prima fanno 1040 euro. È arrivato il momento del terzo gioco karaoke, che è il gioco del raddoppio. Esatto. Quindi potresti passare da 1040 euro a 2080. Che sono tanti. Sì, sono tanti. Questo gioco cambia per ogni concorrente. Uh-huh. Io per te ho scelto un gioco che si chiama... Oh, tutti i miei sbagli. Ah. Yeah. Quindi saprai che non sarai tu a cantare. Eh no. Lo farà una persona che passeremo a prendere qua vicinissimo. Ok. Piacere. Piacere mio, piacere suo. Piacerissimo. Di tutti e di due. Allora, Rita, ti prego, mettiti la cintura. La cintura. Brava. Proteggiamo il patrimonio che abbiamo nell'auto. È impazzita Claudia. Oddio. Benvenuta a Singing in the Car. Grazie, sono grazie. Onorata, gasata,
mega tutto. Eccitata che sei qua, te lo giuro. Ma grazie, 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 grazie. Bene, bene, bene. A parlare. Adesso, ah, adesso sì? Connetto. Così. Guarda che tu devi farmi fare bella figura, eh. Io? Io a te. Devi farmi fare bella figura. Claudia sta giocando una partita importantissima. Lei ha 1040 euro e grazie al tuo aiuto potrebbe raddoppiare e passare a 2000. Esattamente. Euro. Bene, esattamente. Bene, bene, spero di esserti d'aiuto. Tu di partite sei un po' esperta, esatto. Vero? Di partite. Io di partite, di, sì, sì, soprattutto di calcio, sono juventina. Soprattutto di pallone, no? Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché, perché qualche volta non ci porti pure me? Chissà, chissà, ma se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà, chissà, se mi dici una bugia o la verità. Direi che l'atmosfera in curva è calda. Decisamente. Quindi decisamente. Andiamo avanti. Rita è venuta a bordo per aiutarti a giocare al prossimo gioco. Adesso lei ci canterà una canzone. Fai attenzione. Molta attenzione. Fai molta attenzione. Perché diciamo che sbaglierà 10 paroline. Tu dovrai riconoscere queste parole sbagliate e segnalarle con il buzz. Rita, ci passi il buzz? Che è quella cosina lì dietro. Oh, cavolo, è una cosettina cosina, mica piccola, una eh? Cosina da nulla. Ecco. Una cosina da nulla. Oh, che meraviglia. È una cosa cosina gigante. Da nulla. Per raddoppiare, Claudia, ti sono concesse 2 sviste. Più di 2 okay. E niente raddoppio. Rita, sei già pronta col testo? Quando volete. La canzone che canterai è? Il Jegge. So che la sapevo. No, i capelli, no! Con il Jegge canta Rita Pavone. Indovina, Claudia, questo è tutti i miei sbagli. Vai, Rita! E abbiamo un rit che fa dormire. E questo twist vuol dire che è il mio starnuto. Jegge, Jegge, forse voi ignorate che questo Jegge voglia dire Jegge, ed invece questo rit vuol dire voglio venire a te. E è così, calmiamo le tra noi col Jegge. Tu mi puoi dire quello che vuoi, ma che dolce non sei. Abbiamo un rit che fa forlì. Io dico a te, tu alici a me, Jegge, la diamo insieme, Jegge. Grande Rita e grande Claudia raddoppi! Sì. Ma lo sapevo, come posso sbagliare il Jegge? Le hai beccate tutte, tutte! Quindi Claudia, raddoppi e passi ufficialmente a 2.080 euro. Tanta roba, ah, brava! Mia. Claudia, con i primi 3 giochi karaoke hai accumulato 2.080 euro. Ma adesso scopriremo se te li porterai a casa con l'ultimo gioco che si chiama What's My Name. Io ho preparato una playlist di canzoni. Tu avrai 90 secondi di tempo per sì. Riconoscere e dirmi 10 cantanti, quindi non il titolo della canzone, ma chi la canta. Ma chi lo interpretava, ecco, ah, hai capito. Appena riconosci l'artista me lo dici. Sì. Se non lo sai mi dici passo. Sì. Se sbagli io passo. Rita, sei pronta a fare il tifo? Sono pronta a fare il tifo. Sfegatato, eh. Sfegatato, come però vietato suggerire. Non suggerisco. Esatto. Però Rita, ti faccio tipo Angelo ti faccio le faccette. Va bene. Brava, le faccette ti stanno, poi. Si può quando fare. Commetto qualche errore madornale. Sì. Ecco. Per 2.080 euro, questo è What's My Name. Vai, Claudia! Passo. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Gianluca Grignani. Maroon 5. Qui mi lascerei. Passo. 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 Con gli occhi dipinti.
Rita. Rita Pavone. Come on. James Blunt. Il mondo è così brillante. Passo. Andrea Bocelli. A cercare più. Venditi. Quella. La Svizzera. Bananarama. Video kill the video. Passo. Ah! Giusy Ferreri. No! I delfini. Caparezza Albano. Piero Pelù. Stop! No! Fatti pochi. Ne hai beccate quattro. Ah, pessimo. Mannaggia, pessimo, mannaggia. Pessimo. Che figuraccia davanti a Rita. Dai, poi. Davanti a Rita. Proprio tu, Claudia. Tu cuoque. Una delle poche, ho indovinato, è Rita. Sì, quello sì. Allora, Claudia, hai fatto una strage. Mm-hmm. Ti dico chi hai confuso per chi. Niccolò Fabi, hai detto Grignani. Ecco. Will Young, hai detto James Blunt. Vabbè. Ah. Eros Ramazzotti, hai detto Venditti. Io ti ho detto la Svizzera, la Unziker. È vero! I Buggles hai detto Bananarama. Ragazzi, Malika Ayan, Giusy Ferreri. Pazzesco. E l'ultimo era Il Volo e tu hai detto Piero Pelù, che più o meno comunque. Ci siamo, no? Claudietta, io ti debbo lasciare qui. Mannaggia. Mannaggia, perché avevo preparato anche le trombette da stadio per festeggiare la tua vittoria. Dove sono? Tentano a farlo dentro. Dici di no. Dentro. Ormai fallo. Come riuscirò? Apri la porta. Almeno uno. Che dolore, dai. Almeno uno. Beat. Dai. Festeggiamo che hai conosciuto Rita, dai. Esatto. È stato un piacere. È stato un piacere. Ciao, Claudia. Mamma mia. Ciao. Grazie mille. Ciao, Claudia. Ciao, ciao. Rita, vieni a farmi compagnia davanti. Volentieri, no? Eccoci qua. Eccola. Eccoci qua. Ma ciao Rita. Ciao, bellissima. Fatti dare un bacio da vicino. Che piacere. Piacere bellissima. Mio, sono troppo emozionata. Ma anche voi, anche io, sai che mi piace sta cosa, eh? Allora, voglio parlare un po' di te, perché tu di cose ne hai fatte. Sì, tantissimo. Ma hai una carriera iniziata quanti anni fa? È iniziata, quest'anno festeggio 55 anni di carriera. E sei anche andata in America. Sì. Hai viaggiato tutto. Dopo che ho vinto la festa degli sconosciuti il primo settembre del 1962, in capo 4 mesi la mia vita si è rivoluzionata. Si è ribaltata. Sì, si è ribaltato totalmente, perché sono entrata nelle classifiche tedesche subito, nelle classifiche francesi. E ma è vero che tu sei stata ospite all'Ed Sullivan Show? 5 volte, sì. Cinque volte. E la terza volta ero il terzo nome dopo Duke Ellington e Ella Fitzgerald. Io ho conosciuto tutti, non grazie a Sullivan. Sì, che mi ha chiesto una fotografia per suo figlio Philip. Ed è stato magnifico, ho lavorato con i Beach Boys, con il D.U., con Orson Welles, con Chubby Checker, con Donovan, tutti. Scusa, ma io so che tu hai conosciuto la star. Dimmi, ti prego, com'è stato conoscere Elvis Presley? Elvis io l'ho conosciuto tramite Chet Atkins, il quale era mio produttore e mi fece fare il mio terzo album, che si chiamava This Is Rita, a Nashville. E allora niente, io ascoltai mentre stavo facendo colazione, tra una pausa, una sessione e l'altra, che sarebbe venuto Elvis. Lui arriva a mezzanotte, io ho aspettato fino a mezzanotte. Lui arriva a mezzanotte, prima arrivano The Jordan Ayres, che era il suo gruppo, poi è arrivato il suo avvocato, poi il suo corteo. Poi è arrivato lui. E lui era bellissimo, io lo ricordo, portava i Ray-Ban gialli che ancora non si avevano. Era il periodo che era, come dicono i francesi, en beauté. Era bello magro con questi basettoni, bello magro. E entrato, portava una camicia col colletto nero e il resto blu. E poi aveva questa catena al collo d'oro che pareva una catena di bicicletta, tanto era grosso. Allora è entrato e ha detto, hi guys. Poi guarda me fa, oh, but I know you. You are the Italian girl. I saw you in the Ed Sullivan.
Io sono rimasta così e lui è venuto contro me e mi ha fatto così. Ah! Senti, Rita, io direi che è tornato il momento del ciuffo a banana. Ti va di omaggiare Elvis? Come no, l'ho fatto con un disco. Perché allora, pensa. When I was little, my mama said to me, someday you'll find a love to last eternally. I want you with me. Everywhere I go. Faceva Elvis. Elvis faceva di pelvis. Vai di pelvis, Rita! Ti piace la mia banana? Stai benissimo. Singing in the car non si ferma mai, il prossimo a salire potresti essere tu. Nella prossima puntata sotto la doccia di Singing in the car assieme a me c'è un cugino di campagna, carne Tiziano. Pudine, ciao. Ma allora, come ti trovi sotto la mia doccia? A me piace cantare molto sotto la doccia, lo sai? Davvero, infatti io volevo chiederti che cosa canta un cugino di campagna sotto la doccia. Però, se permetti, io sotto la doccia canto sempre e solamente con i miei cugini. Dove sono? E che ne so, da qualche parte. Cugini! Ma questa è un'incursione di campagna! Ah, sì. Eccoli qua! Ma la formazione al completo, e adesso ragazzi, tutti una bella doccia generale! Amore mio! Ma queste sono melodie antiche! Facciamo! Ma era carina comunque! Vedi, brava, perché tu all'inizio sei una brava cantante, ma facciamo le cose moderne! Loro sono antichi! Basta con queste canzoni! Meno male che lui è moderno e fa un bravo moderno! Quindi che canzone moderna facciamo? Facciamo Vorrei, quella cosa lì, come si chiama? Quella che è così moderna che non ci ricordiamo il titolo. Vorrei ma non posto! Poi lo sai, non c'è un senso questo te, non dopo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università. Singing the car, metti in moto la voce. Ragazzi, questo è un programma TV e io guido in condizioni speciali e protette. Voi quando guidate, mi raccomando, mani sul volante, cintura sempre allacciata, sguardo fisso sulla strada e niente distrazioni.